E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, preparati a tornare indietro nel tempo. Sigla! Oh, ed eccoci qui ancora una volta nel 1993 in compagnia di tutti e tre i mitici biker mice con le loro moto. Vi avevo chiesto se volevate questo video con tutti e tre i topi marziani insieme più le loro moto. Voi avete detto di sì, e allora eccolo qui pronto. E non posso biasimarvi, guardate qua che spettacolo sono insieme. Questo praticamente era uno dei desideri di ogni bambino del 1993 o degli anni, diciamo, vicini, avere tutti e tre i biker mice più le loro moto. Io da piccolo avevo tutti e tre i biker mice, però come moto avevo solo e soltanto quella di turbo. Non ero riuscito a convincere i miei genitori a comprare anche le altre due, purtroppo. La questione più che altro era che in contemporanea ai biker mice c'erano tante altre serie, tra cui anche quella di Batman, e quindi io compravo un po' di quello, un po' di quell'altro. Non mi accontentavo semplicemente dei biker mice e basta, ci mancherebbe. I miei genitori facevano sempre tutto il possibile per accontentarmi, quindi non voglio dare loro una colpa per il fatto che non avevo queste due moto. Comunque ragazzi, guardate qua quanto sono fighe. Tra l'altro le moto si sposano alla perfezione con lo stile del personaggio. Chiunque abbia disegnato questi biker mice, sinceramente non ne ho idea, fatto veramente un gran bel lavoro. Guardate qui, Turbo sulla sua moto fa veramente un figurone. Questa qui si chiama Radical Rocket. Sterzo, il capo sulla sua moto Monsters, guardate qui, calza praticamente alla perfezione con queste fiamme rosse che tra l'altro non sono presenti nella serie animata. Qui c'è un lavoro veramente figo anche sui giocattoli in particolare. E poi abbiamo anche Pistone sulla sua puledrina, anche lui bello comodo sulla sua cavalcatura. Comunque facciamo un piccolo riassunto, diciamo, delle gimmick della moto. Ve le porto naturalmente a tutto schermo con tanto di biker mice sopra. Eccoci qua. La moto di Turbo ha questo movimento qui alla ruota posteriore, veramente figo per farla impennare in questo modo. E poi naturalmente premendo questo tasto viene fuori, vedete, il cannone frontale per far fuoco su qualche malcapitato. Per quanto riguarda quella di sterzo, purtroppo, come avete visto se avete seguito i video singoli, aveva dei proiettili, dei missili qui nelle marmitte. Premendo questo tasto e quest'altro tasto venivano fuori, venivano sparati fuori, però purtroppo io non li ho trovati. Quindi diciamo sterzo per sparare doveva mettersi con la moto al contrario. E ultimo, ma assolutamente non ultimo, abbiamo Pistone sulla sua puledrina. Guardate qui come sta seduto comodo comodo. Questo è un chopper e lui secondo me ha la gimmick migliore di tutti, perché premendo questo tasto qui si alzano queste mitragliatrici frontali, ma la cosa figa è che si attivano praticamente facendo scorrere la moto. Guardate qua che figata. Ci passerei tutta la giornata a fare questo movimento con questo suono qui. E allora ragazzi, ve li ho fatti vedere tutti e tre un'ultima volta, ma attenzione perché con i Biker Mice non finisce qui. Questo può sembrare un video di addio, diciamo, a questa miniserie dedicata ai topi marziani, ma assolutamente non finisce qui. C'è un'altra piccola sorpresa. In ogni caso, adesso voglio sapere quale dei tre Biker Mice definitivamente è il vostro preferito. Lo so che non è una scelta facile per nulla. Fatemelo sapere qui sotto con un commento e farò anche il sondaggio sul canale Telegram. Sono veramente curiosissimo di saperlo. Se non siete iscritti al canale Telegram lo trovate qui sotto in descrizione. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che sul mio sito Ara Service Shop è attivo uno sconto del 20% con questo codice ARA20. Se lo inserite al momento dell'acquisto, dopo aver inserito i prodotti nel carrello, appunto riceverete questo sconto del 20% che è uno sconto altissimo. In più c'è la spedizione gratuita per ordini superiori a 99 euro. E vi ricordo che lo sconto però vale solo e soltanto per prodotti disponibili, quindi niente preordini o prodotti da ordinare. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao dalla, amici biker mice e collezionate sempre.